Non è una sagra né solo una festa di condominio, è una festa di prossimità, di vicinato per favorire le relazioni fra persone. A volte si può essere anche dirimpettai, senza andare oltre a un saluto di cortesia, eppure c'è un mondo di relazioni possibili, di sorrisi, parole, condivisioni che la geniale trovata di Rosa Masullo ha fatto crescere con la festa dei vicini organizzata nel cortile del condominio del Parco di Via Regino 6 a Salerno. Col contributo di tutti si è realizzato un evento che la vulcanica presidente dell'associazione Paolo Masullo vuole ripetere visto il successo, allargando magari a tutto il quartiere della zona orientale della città di Salerno. Obiettivo: rafforzare il senso di comunità e le relazioni di buon vicinato. Certo, queste cose nascono perché c'è poi tanta gente che non ha mai smesso la voglia di stare insieme. Certamente non nascono nei contesti in cui non c'è voglia di stare insieme, però io dico sempre che la relazione gioiosa, rispettosa e contagiosa di suo. Un'idea che potrebbe e dovrebbe essere copiata, una festa dei vicini che è stata un successo grazie anche al tocco artistico offerto alla serata dal recital Non solo Napoli con la voce di Marino Cogliani e la chitarra di Fabrizio Beraccio.